A giocare The Fortnite. Tu sei il più grande amico. E è partito il dito medio. Dice molto, dice molto. Senti. Senti che dice. No, molto, senti. Senti, senti. E camuscio. Pronta? Vai, vai. Facciamoci censurare. Ma una bomba. No, vai verso là, più basso, inclina, inclina. Vero Alessandro amico. Che cosa fa? Se vengono a uccidermi non sento niente. Ferma. No, devi fare da là. Premi start. Ma adesso vai, tu prendi qualcosa adesso e va, ti ho detto non so cosa hai fatto. Adesso... E di nuovo adesso non va più ancora. E adesso rimane fisso alto. Ah, non posso. Ah sì, adesso sì. Sì, ma con tutto quello altro da fare. Oh, my God.
ucciderlo quello là. Senti triti. Dai, ucciderlo quello là. È incredibile, se anche tu stasera vuoi giocare a Fortnite con me, vieni, vieni, vieni a giocare, ci divertiamo tutti quanti con Fortnite, il gioco! È incredibile! Non puoi uscire! Ciao ragazzi, come state? Benvenuti su Fortnite del Giocherellone. Ti sento, certo che ti sento. Ah, mamma mia. Come stai, caro Jotaro Kujo? Salutiamo tutti, ragazzi, salutiamo Jotariello. Il Jotariello, posso fare, scusami? Non lo so, tieni ragione, non hai ragione. Il gioco. Vai. E non va più. Allora, è arrivato Gasmizzone, caro Gasmizzone, buonasera, scusami, ho tediato la giocherellona tra mouse e joypad, ecco qua, ma non ti senti molto, non mi sento, scusa Jotaro, stavo lontano. Giordano Ninop, ciao amico, ciao Giordano, Jotaro Kujo, grande saluto, è arrivato il giocherellone, l'amico di Fortnite, l'amico che ti fa sentire bene, l'amico che ti fa sentire sempre al massimo, cioè, ma l'hai uccisa quella persona? Ma chi? I bambini. Allora, andiamo avanti ragazzi. Stasera una battagliona tutti quanti insieme. Andiamo avanti. Siamo pronti ragazzi. Grande torneo di Fortnite, ve l'avevo detto. Siamo pronti per questo Fortnite. E Gasmizzone, lo devi installare Fortnite, perché il gioco della domenica. Il gioco della domenica. Andiamo avanti ragazzi, perché stiamo parlando di un grandissimo titolo. Gasmizzone, al Jotaro Kujo, comunque io sono E-Train, sì, sei il mitico E-Train i fumi. Gasmizzone, ho preso l'alloggio zona chiesa di Capodichino. Ah, per le vacanze, mi fa piacere Gasmizzone, mi fa molto piacere. Certo, Capodichino, scendi dall'aeroporto, praticamente stai dentro l'alloggio, però il problema è che poi dopo ti dovrai muovere con le navette. Se vuoi, anche in privato, mi puoi dire il periodo in cui ci sei e se vuoi se vuoi sto anche io giù, praticamente, quindi non ti nego questa cosa, quindi preparati a questa incredibile vacanza. Quanto è pagato l'alloggio? 35, 50, massimo 55 euro al giorno, te lo dico, le zone di Napoli, quindi Napoli massimo 55 euro al giorno per due persone, ecco qua, zona Capodichino, una zona vicino all'aeroporto, però ovviamente non è una zona piacevole, te lo dico, perché sei vicino ai cimiteri, nonché vicino all'aeroporto, quindi vediamo Gasmizzone che cosa ci dice. Tempo di vacanza,
Quindi, caro Gasmison, preparati, ti divertirai tantissimo a Napoli. E arriva da 7 al 10 marzo, ah, quindi non ci incontriamo. Gasmizone, fatto bene, diciamo che è il periodo ideale quello, perché comunque il 21 marzo entra la primavera e quindi effettivamente sei all'inizio della primavera. Istra del Plax. Hey, it's my friend, birthday today, and I'm trying to surprise here. Can you please use here creator code? If you want to hear code, it's signed. Istra del Plax, thank you if you do, I follow you. Thank you, ma non te rongo proprio niente. Ecco qua, il mitico amico che arriva a chiedere i soldini, vuole i soldi. C'è chi voleva il gioco e chi voleva i soldi, Gasmizone. Purtroppo è così, caro Gasmizone. Molto bello, goditi Napoli dal 7 al 10, capito? Si fa 7, 8, 9, 10, 4 giorni a Napoli. Il mitico bot è CCT, hai capito bene, caro E-Train, che poi E-Train tu porti il nome, il nickname di un gioco. Poi ti spiegherò un pochettino perché noi diciamo qui nel canale il gioco, voleva il gioco, ti dirò anche perché, un giorno te lo dirò e ti farai veramente tante risate. E detto questo, sì, è un bot che praticamente cerca di spillare soldi e codici eccetera a tutti noi, penso un pochettino, caro E-Train. Allora, dice Gasmizone, ma quella zona mi consigli di muovermi con l'autobus per andare in centro? Puoi prendere la navetta praticamente, il cui biglietto mi sembra costi... Mi sembra 3 euro, mi sembra, la navetta ti porta direttamente a Piazza Garibaldi passando per la Marina, quindi in realtà potresti anche scendere. In realtà tra un annetto e mezzo ci sarà anche la metropolitana, che praticamente con un biglietto da 1,30 euro, forse sarà aumentato a 1,50 euro, quando aprirà ti porterà direttamente, farà Vomero e Piazza Garibaldi, centro storico. Quindi con la metropolitana ti potrai spostare dappertutto. Un'unica corsa 1,30 euro costa oggi. Credo che quando aprirà la metropolitana costerà 1,50 euro. Comunque da Capodichino, io conosco molto molto bene quella zona, tu lo sai benissimo, l'hai visto dalle mie short. Da Capodichino prendi la navetta. In quante persone siete? Siete tu, tua moglie e tuo figlio? Mi sembra che tieni due figli, Gasmizone, perché non vorrei muovermi con la macchina? No, e quale macchina? Napoli non devi pigliare la macchina, solo i mezzi pubblici devi pigliare. Devi pigliare i mezzi pubblici, la navetta praticamente, portati praticamente, mi raccomando, non portarti oggetti vistosi, te lo dico, non voglio parlare male di Napoli, ma ti dico le cose comunque come stanno. Sempre cellulari nelle tasche, casomai tasche con le zip, tasche bloccate, eccetera. Zainetti sempre davanti al petto e mai dietro. E non metterti Rolex, non metterti, diciamo, oggetti preziosi, collanine, eccetera. E guarda sempre avanti, non ti fermare. Se qualcuno si ferma ti parla, se tu non vuoi fermarti non fermarti, perché poi adocchieranno qualcun altro. E detto questo, Capodichino, immediatamente, ovviamente, quindi navetta dall'aeroporto ti porta direttamente al centro storico, piazza o ferrovia, scendi in ferrovia e puoi farti dalla ferrovia al centro storico, che praticamente è attaccata, oppure ti porta un po' più avanti a scendere al centro storico. Io ti consiglio di scendere alla ferrovia sempre di giorno e di andare poi al centro storico. Ecco qua, i posti da visitare a Napoli sono il centro storico, Posillipo, la parte della Riviera di Chiaia, quindi il quartiere San Ferdinando, e il Vomero. Non andare in altri posti, non ti consiglio nemmeno di andare dove vivevo io, che è una zona periferica, che è fuori grotta, è un ottimo quartiere fuori grotta, però è un quartiere che poi tendenzialmente è di nuova costruzione, quindi non vedresti niente della Napoli storica. Quindi quartiere San Ferdinando, Riviera di Chiaia, Posillipo, quindi la zona di Mergellina, centro storico, attenzione al centro storico, in alcune zone del centro storico, e fatti anche la ferrovia, che oltretutto da qualche anno è stata ristrutturata, e poi ovviamente il Vomero sicuramente. Neanche ne uso di oggetti preziosi, fa bene, wow, mica siamo tutti ladri. Giotaro Cugio, purtroppo non siamo tutti ladri, ma molti sono ladri a Napoli, te lo dico da napoletano, figurati, ho vissuto là per 44 anni, quindi Napoli la conosco abbastanza bene anche per il lavoro che faccio, e quindi non ti nascondo che a chi mi chiede consigli su come andare a Napoli dico sempre le stesse cose, cioè state attenti ragazzi, non portate oggetti vistosi, perché giustamente il turista è vero che porta denaro a Napoli, però
Io volevo andarci con il treno, non so se è follia. In che senso? Col treno dalla Capodichino, ma non c'è più la metropolitana a Capodichino, la stanno costruendo. Stanno costruendo la metropolitana che va da Capodichino, che va da Capodichino al centro storico. E, in realtà deve ancora essere aperta, quindi devi per forza scendere da Capodichino, che è il Capodichino, cioè era dove il vecchio re faceva praticamente il come si chiama, aveva praticamente la sua riserva di caccia, quindi sta in collina Capodichino, e devi scendere giù di quota fino alla ferrovia, quindi non c'è il treno là. Gasmisone parte alle 9 a Catane, Napoli Centrale. Ah, volevi arrivare con il treno a Napoli e poi dovrei prendere sta navetta che dici tu. Allora, no, perché se, scusami un attimo, se tu arrivi, se tu vuoi venire a Napoli col treno, a parte che secondo me ti costa molto di più ed impiega molto di più, il mio parere personale, se mai volessi andarci in treno, scendi alla ferrovia, e poi dalla ferrovia, una volta che sei scesa alla stazione ferroviaria centrale, da lì te ne vai a piedi al centro storico, altrimenti che camminate fai? Hai capito che vuole fare lui? Dice: io arrivo, scendo a Piazza Garibaldi, poi da lì dico quello che propongo io, ti fai Corso Umberto I e sei arrivato al centro storico, che Napoli quello è alla fine. Gasmison, costa meno dell'aereo, ci sta 7-8 ore, se ti piace sicuramente, ma se tu pigli, scusami, ma c'è un treno che arriva da Catania a Napoli Centrale, e da una volta che sei arrivato a Napoli Centrale, sei sceso e sei in città, qual è il problema? Quindi se il centro storico, non c'è problematica del centro storico, però tu, però hai capito che ha fatto Gasmison, dice: io ho pigliato il B&B a Capodichino e voglio venire col treno, quindi giustamente per salire, poi ho capito quello che dice per salire io a Capodichino, dice giustamente devo pigliare la navetta. E hai sbagliato su questo, perché se volevi, allora, se vuoi venire con l'aereo, vuoi fare aereo, hai fatto bene a pigliare il B&B a Capodichino, ma se volevi venire col treno, lo pigliavi alla ferrovia il B&B, scusa. Non ti conviene adesso salire col treno, perché col treno tu che cosa fai? Col treno tu, se hai pigliato il B&B a Capodichino, tu arrivi alla stazione centrale, perfetto, dalla stazione centrale ti puoi muovere anche a piedi, certo è normale, non ti consiglio di muoverti a piedi dopo le 8 di sera alla stazione centrale, però se avevi pigliato il B&B alla stazione centrale, tu arrivavi col treno da Catania alla stazione centrale, andavi nel B&B e poi da lì ti muovevi, esattamente. Però se tu hai pigliato il B&B a Capodichino, per dirti, e arrivi da Catania alla stazione centrale di Napoli, poi dopo devi pigliare la navetta per salire al B&B, e quindi a questo punto ti conviene arrivare con l'aereo, altrimenti poi, scusami, come fai? Cioè, ma ormai, visto che diciamo hai pigliato il B&B a Capodichino, vieni con l'aereo, che fai? E approfitta, se non hai comprato ancora i biglietti, approfitta, perché poi aumenteranno di prezzo. Gasmisù. Gasmiso, non fare così. Allora, pigliato il B&B a Capodichino, però dici: io voglio venire col treno. E allora che fai? Scusa, tu arrivi col treno, poi dopo devi pigliare la navetta per salire alla B&B. Invece, ormai, visto che hai prenotato con il B&B a Capodichino, arriva con l'aereo, scendi dall'aeroporto, vai nel B&B e poi pigli la navetta. Hai fatta sasicciata. Ecco qua. Ciao Pinocchio. Ciao, facciamo il gioco. Ciao. Gasmison, non l'ho prenotato io, se no l'avrei preso in centro. E sicuramente sarebbe stato l'ideale pigliarlo in centro. Ho capito, ha fatto tua moglie il patatrac. E che ti posso dire? Ormai l'hai fatto, ti conviene venire in aereo. Altrimenti poi dopo ogni volta, scusami un attimo. Io ti consiglierei, visto che arrivi con l'aereo, visto che l'hai pigliato a Capodichino, piglia l'aereo per venire. Sì, ma l'aereo arriva alle 22, perdere un giorno di vacanza. Ho capito, però poi dopo perdi un giorno di vacanza, però poi dopo comunque la navetta, non so, mi sembra alle 23 finisce di partire. Giotaro Cuglio dice: patatrac, ha fatto il patatrac. Scrivilo, sciacqua sempre i saluti sotto l'acqua corrente, sempre i salutoni. Ciao carissimo Gasmisone, buonasera Gasmisone, ciao Pino Shooter, come stai? 4.000 euro al mese con straordinari, come stai?
Ha fatto il patatrac, ha fatto, ma quello è un botte. Ui, ui, ti sta rompendo in botte CCT. Pino Shooter, bene bene, mi sto allenando, non facevo pesi da 2 settimane, i pesi, fai i pesi, porta e busta della spesa, Pino Shooter, i pesi, i bicipiti, i tricipiti, i femorali e i laterali praticamente. Ah, è la pistola viola, quella è fortissima. La verità è che doveva essere una vacanza con l'auto, ma a me scusa guidare fino a Napoli. E quante ore sono da Catania fino a Napoli? Saranno 8 ore, 6 ore, non lo so, non lo so se ti come... Oh, vai. In faccia, alla testa, alla testa, alla testa di mamma. Siamo sotto tu. Mamma mia, specialista della pistola, brava, colpo alla testa, più 1100, mamma mia, molto brava, molto, 5 kill, no, 2 kill, siete rimasti in 5? Bravo. No, non male. Non male, Catania, tutti da Catania, con furore. Che fatto? E messo le piadine in frigo. E messo le piadine. Guarda che ci sono delle piadine che vanno in frigo e altre no, maestro. Questo mica va in frigo, maestro. Dipende quali sono. Ci sono piadine vendute nel secco e piadine vendute nel fresco. E nel sei. Non lo so dove le hai prese, le hai comprate tu. E nel sei. Che crepia. Aprito secco. A me secco, so chiatto chiatto. Naccia Pinucci. Vediamo, vediamo. Rosa, questa Pinuccio, Pinuccio sì. Io, ma quando mai? Ma non è vero, la verità è che doveva essere una vacanza. Pino Pino sì, che neanche ci volerò andare a Napoli. Ah, non ci voleva nemmeno andare Gasmizzone a Napoli. No, Gasmizzone, ho capito, è quella Napoli, è quella che è. Napoli è Napoli, attira a te Gasmizzone. E non voleva andare, voleva il gioco. Pino, volevi il gioco. Te l'avevo detto che quello voleva il gioco. Io volevo andare in Svizzera. Ah, perfetto, così ci vedevamo ancora più velocemente a marzo. Bella Svizzera. Allora, adesso non ti conviene venire in Svizzera praticamente, perché qui c'è la neve. Qui c'è la neve, hai visto le foto, hai visto gli short. Non ti conviene venire in Svizzera adesso. In Svizzera ti conviene venire in primavera. Oh no, che me ne fanno? Viene a piare il gelo. non so se hai visto gli short. Vai a vedere sul canale YouTube gli short di Gasmizzone. Vai a vedere il gioco. Mamma, però che casino che fai. Vabbè, bambino fa sempre casino. Scusa, sono piccolo e faccio i casini. Ma non sento questi due. Solo uno. No, quello è rimasto uno. Se non lo so. Vediamo. Però non si sente una mazza. Loro sono avvantaggiati. Vediamo. Ecco. Vabbè, già sei arrivata. Numero 2, mancava solo quello lì. Certo, è lui. Però fa E lo so, molto brutto. Ma almeno nei momenti finali. Momenti finali. Volevo andare in Svizzera col gioco. Dovevo andare proprio all'opposto. Vabbè, all'opposto. Cioè. Ma lui che viene dalla Sicilia. Quindi lui viene dalla Sicilia. C'entra, non era una critica. No, all'opposto sta lui, all'opposto di casa sua. Sì, tiene ragione. Non è un complimento. Non conviene venire in Svizzera comunque adesso. In Svizzera spendeva di più. Sicuramente. E può essere per questo la moglie prenotata a Napoli. Ma no, beh, Napoli comunque... Però lui non voleva andare. Hai capito? Sì. Lui non voleva andare. Lui voleva andare a vedere il gioco. Il gioco. Il creatore svizzero. Quando lo vedi. Si chiamava Giger. Grande Giger.
disegnatore di Alien. Scegli il gioco. Ciao, vuoi giocare con me a Fortnite? Sai che Fortnite è un gioco molto simpatico. Guarda chi c'è, guarda. Inizia a parlare, io alzo un po' le nove. È come un po' alzo, aspetta un attimo. Gioca anche tu a Fortnite, gioca sì davvero con me. Guarda questa come balla, è vero, oh, a Fortnite è davvero fantastica. Sì, giocare a Fortnite, guarda sì la mongolfiera, soprattutto quella vera. Guarda quanto è bella la fiamma sulla mappa di Fortnite, assomiglia proprio quando a quella giocherellone 79. Vieni a giocare, vieni. Vuoi venire a giocare a Fortnite? Scusa. Volevi il gioco. Tu non ti butti? Ah, va bene. Pensavo volevi buttarti a giocare qui a Fortnite con me. Vedi, guarda che bello a giocare a Fortnite ogni sera con le zampatille di papà. Siamo sulla mappa, ragazzi. Sulla mappa di che? Non stai volando bene. Ma che dici? Ah, vabbè. No, te lo dico perché arrivi lenta, E Samuele, ragazzi, è arrivato Samuele, vi faccio vedere. Se volete, ragazzi, potete venire su Twitch e trovate Samuele. Come stai stasera, caro Samuele? Il nostro amico Samuele che vola col bombolone. Bombolone quello là bellino, bombolone lo apriamo, ogni sera voliamo con Samuele. Ragazzi, vogliamo cantare tutti quanti la canzone di Samuele? Caro Samuele, sto giocando a Fortnite. Tu sai veramente molto bene che quante volte è vero giocheremo insieme e vinceremo fantastici. Con le cuffie tu lo sai, potrai sentire quelle... guarda, attiva bambolina di Samuele. Mamma mia, ma questo gioco è fatto proprio per... nel gabinetto, guarda Samuele che cosa c'è, guarda Samuele. Abbiamo preso direttamente la bomba a mano, la bomba che ti scoppia direttamente tra le mani se sbagli a tirare qualche cosa. Ci troviamo qui in un campo stellato. Samuele, Anthony, caro Anthony, come stai? Sì, davvero oggi tu. Intanto noi saltiamo dentro alla grande stazione. Sento sì dei passi, sai, e non so che cosa fare. Samuele. Elena, Cristina, Ioneci, ti ricordi di me? Come potremmo dimenticarci di te, cara Elena, Cristina, Ioneci? Ecco qua, mamma mia, guardate che cosa sta accadendo in questa incredibile serata giocando a Fortnite. Fortnite è il gioco che spesso molti di voi adorano fare praticamente col bombolone. Anthony dice bene, ci fa piacere caro Anthony, e finalmente ti facciamo vedere Fortnite, il gioco a cartoni animati, il gioco a fumetti. Tu sei bene, io sto bene caro Anthony. Samuele, giocherellone, giochiamo. Certo Samuele, dopo giochiamo, entra in lobby e ricorda giocherellone 79. Lolo Polo Nord, è tornato Lolo Polo Nord, ragazzi, è tornato il caro Lolo Polo Nord, il nostro grande amico che era da qualche giorno che non vedevamo. Lolo Polo Nord, che fine hai fatto, caro Lolo Polo Nord? Salutiamo, ragazzi, tutti quanti il caro Lolo Polo Nord. Guarda qua il tesoriello. Ah, bravo, hai imparato. Bravo. Guarda qua, apri il tesoro e trovi direttamente la scatola di babà. Addirittura, c'è la scatola di babà, dentro ci sono i babà, lo sai? Sai, dentro ci sono i babà. È molto divertente. Il milanista del quartiere. Ciao, caro milanista del quartiere. Hai visto oggi la partita Italia-Spagna? Elena, Cristina Ioneci. Sai che sono iscritto? Lo so,
lo so che sei iscritto e per questo ti dicevo, ma che fine hai fatto? Io ricordo sempre tutti quanti i miei iscritti. Alessandro Arcangelo, avete cenato? Sì, abbiamo mangiato le piadine. Le piadine romagnole GP alla riminese, hai capito bene? Con il metodo all'alessandrino. La ricetta originale di Alessandrino. Entro, ti posso chiamare un gioco? Chiama il gioco, il Milanese del quartiere. Ma conosci nonno Spaccatutto? Conosco nonno Nanni. Che cos'è nonno Spaccatutto? Un gioco, una variante di Fortnite. Non l'ho mai giocata, però conosco nonno Nanni, praticamente quello là dei cose, come si chiama un pochettino, quello là degli stracchini. Ti ricordi gli stracchini? Ti ricordi il gioco? Ecco qua, quindi sarà una grande partita. Guardate qui la tartaruga ninja, la bambina ninja, praticamente la casarella dove vive Pine, 4.000 euro al mese con straordinari. Andiamo avanti, andiamo a vedere per comparsi le scatoline, i tesori. Il mega tesoro, il tesoro azzurro, ragazzi, guardate qui che è uscito il lingottone. Hai trovato la cassettiera? Guarda, nuovo livello, incredibile, nuovo livello 62, guarda, super carica. Brava, devi eliminare Miss Sparkle. Guarda, io conosco nonno interista, Alessandro Arcangeli. Nonno interista, quell'uomo che si arrabbia facendo che cosa, Alessandro Arcangeli? Di tutto e di più. Samuele, giochiamo insieme, c'è un mio amico che è molto fan di te, mi fa piacere Samuele, dopo entriamo e giocheremo con Samuele. Io conosco nonno interista, nonno Spaccatutto, nonno interista, addirittura sono i nuovi nonni del nuovo millennio, ragazzi, veramente qualcosa di incredibile. Intanto ovviamente la giocherellona molto in preda a questa sua grande gara con i mitici ragazzi e con le mitiche ragazze, perché c'è veramente di tutto su Fortnite. Si trova nella casarilla e si trova all'interno del cerchietto, c'è un tavolino con delle sedie praticamente azzurre e blu e lei sta praticamente, si è concentrata. Conosci Jonata? Chi è Jonata? No, non lo conosco, un caro amico praticamente. No, Jonata. John non lo conosco. Conosco però il milanista del quartiere, Lollo Polo Nord. Mi dici il tuo nickname? Giocherellone 79. Oh, ma in faccia all'albero di Natale. No, si è fatto male, è arrivato Babbo Natale con l'albero di Natale addirittura. Ah, puoi fare pure lo scattino. Consumi qualcosa. Non lo sapevo che potevi fare lo scattino. Vabbè, sei proprio Pride, il Kawabanga, ragazzi, guardate qui, il Kawabanga, mamma mia, che sta succedendo? Attacca il cipresso, dai, guarda il mirino, guarda, mamma mia, ragazzi, il mirino di Fortnite, e qui veramente una partitona, cercalo, si chiama The Angry Grandpa, il nonno arrabbiato. Lollo Polo Nord, ok, grazie, appena posso ti aggiungo agli amici, giocherellone 79, ricordati sempre questo, si è unito Lord Cenio, ma proprio in faccia, è chiappato, mamma mia, proprio in faccia. Vai, è chiappato. Disastro. Vabbè. 56.000 per 2. Allora, guarda qui. Ok, grazie, appena posso ti aggiungo. Ma con la G maiuscola. Sì, la G maiuscola, giocherellone 79. Addirittura. Ok, perfetto. Ora, mamma mia, sono io Lord Chenion. Allora benvenuto carissimo Samuele, caro Samuele, benvenuto sul canale del giocherellone di Fortnite, dove sei anche tu protagonista, pensa un pochettino, è qualcosa di incredibile. Guarda, è che fosse Samuele. A girare intorno, mamma. E Samuele dice: è Machine Special il mio amico. Ah, perfetto. Mamma, ti immagini avevi ucciso Samuele? C'è rimasto un po' male, ragazzi. Ma ti devi curare. Curati con le fascette. Vabbè, ragazzi, è stata una grande partita. Ecco qua, a corto di energie, vedi.
Mamma mia. Mi sa che ti devi curare ancora. Curati, curati. Prepara il fucile viola. Fucile viola in mano. Ok. Allora, Samuele è arrivato, ragazzi, a sinistra. Butta, butta. Certo, cerca da Vieco che traduce nonno spacca tutto in italiano. Certo, lo cercherò, caro milanista del quartiere. 25 giocatori, ragazzi, 25 giocatori e forse riusciremo in questa grande impresa. Scappa. Mamma mia, è incredibile, ragazzi. Allora, diceva Samuele, sono macchina special. Willy 20 si è unito al gruppo. Il grande macchina special, l'amico, io sono Lord Clinflavil. Il mitico, guardate che è arrivato, il mitico calcio. Amico calcio, ciao. Stasera grande partita a Fortnite, come puoi vedere. Guarda un pochettino cosa sta succedendo. Sta correndo la giocherelluna sui monti con Annette. Anzi, senza Annette, non c'è nemmeno Annette. Annette, dove sei? Non lo sappiamo, ragazzi. Ciao, ti ricordi di me? Certo, Willy Roma, come stai? Da quanto tempo non ci vediamo? In calcio, mi potresti seguire su Twitch? Certo che ti seguo su Twitch. Scrivimi. Vabbè, dopo ti aggiungo praticamente. Ma non ti sto seguendo, cioè tu non stai su Twitch, stai su YouTube. Ecco qua, il milanista del quartiere, ma giochi ad Among Us? Ci ho giocato, non lo abbiamo gradito, devo dirti la verità. Il milanista del quartiere calcio, mi chiamo Giordanino Nop. Allora, calcio, se mi hai messo il segui su Twitch, se il tuo nick è questo, mandami un messaggio così me lo ricordi. Flavio De Felicibus, buonasera giocherellone, buonasera a te caro Flavio, come stai? Lolo Polonoro, io sono bravo a cecchinare, speriamo che non sei tu ovviamente che ci stavi sparando. Calcio dice ok, calcio ti aspetto, guarda i bariloni, calcio, guarda Fortnite, il gioco che abbiamo, lì sotto puoi anche entrare addirittura. Ah, sta su qualcuno sopra, mi sembra, ho visto qualcuno, ombra. Ah no, erano le pale. Miki, il grande Miki. Mamma mia, ragazzi. Purtroppo ora nonno spacca tutto e morto. Ma il nonno morto. Ah, il nonno spacca tutto, ho capito. Quello là era quel nonno che in maniera finta spaccava tutto perché il nipote giocava ai videogiochi. Me lo ricordo. Quello là me lo ricordo. Qui. È arrivato in 19. Mamma mia, che parti. Allora, lo guardavi? Sì, allora, il milanista del quartiere, io l'ho guardato parecchie volte, non ho spacca tutto, però la problematica è che secondo me era finto, era una trasmissione finta, devo dirti la verità, quindi dopo un po' ho smesso di seguirlo. Devo dirti la verità, lo guardavi? Godi Jude Club, scherzo, non lo so, vabbè, se stavi godendo è perché l'hai voluto condividere con noi. Stella Fiorenza, ciao cara Stella Fiorenza, in realtà Stella Fiorenza è in realtà un ragazzo. Miki 23, buonasera caro Miki, ciao. Lolo Polo Nord, risposta al milanista, bro, state vincendo contro l'Atalanta, il milanista del quartiere, no, spaccava davvero, tu dici che spaccava davvero? Non lo so, spaccava veramente tutto, mi ricordo che fu epico quel filmato dove spaccava la console al nipote che stava giocando, il nipote cicciottello, ecco qua, e mi ricordo questa cosa qua. Samuele, ciao, Jude Club, giura, che devo giurare, ecco qua. Lolo Polo Nord 1-0, addirittura. Samuele, ciao. Willino Roma, giocherellone, quando vai alla lobby metti pronto, certo, il milanista del quartiere. Lolo Polo Nord, Lolo Polo Nord lo so. E vabbè, intanto ragazzi, noi andiamo con la nostra valigetta, sono rimasti 12 ragazzi, pensate un pochettino, 12 incredibili amici. Potresti anche andare sull'isolotto, ma poi vedi tu, non lo so. Addirittura Lorenzo si è unito al gruppo, grande Lorenzo. E ragazzi, intanto noi stiamo per preparare qualcosa di partito. Sono quello con Travis Scott. Sei tu quello. Ah, ho capito. Io pensavo che non eri quello.
Devo dirti, ma sai chi pensavo chi eri, Jude Club? Lo sai chi pensavo chi eri, caro Jude? Ecco qua. Andiamo, intanto ragazzi, andiamo da quest'altra parte qua, dove Pino Shooter, ragazzi, ve lo ricordate? Pino Shooter è il calabrese, mangia l'anduia tutto il mese. Andiamo a te, stiamo andando, attenzione, addirittura al terzo tempo ha segnato la Leo ha segnato Dio, ciao sono io, c'è, sei tu, Cinnamorol, è arrivato lui, ecco qua, il buco di chi voleva il gioco, ecco qua, vai nel portale oppure no, non lo so, ecco qua, guardate qua, Fortnite è arrivato Fortnite, ragazzi, guardate qui, col dirigibilone, il dirigibilone che scende praticamente dalle stelle. Siamo scesi e guardate qui chi c'era. C'è qualcuno lì sopra, eh? Mamma mia, ragazzi. È una brutta situazione. Allora, ma avete visto l'aggiornamento delle Teenage Mutant Ninja Turtle? Sì, ma perché non è finito? Scusami, Leao, meravigliao, Dio, ciao sono io, sei tu. E che cosa è successo con questo aggiornamento? Scusami, non ho capito, cosa è successo con questo aggiornamento delle tartarughe ninja? In realtà dovrebbe scadere il pass tra due giorni. Qui ragazzi sono rimasti in 9, è una situazione molto particolare. Situazione molto particolare perché potremmo... Mamma mia ragazzi, guardate qui. È una bomba di urano addirittura, vedete, ce ne andiamo praticamente da questa parte qua, dobbiamo stare attenti. La bomba, la valigetta, ricordate la valigetta? Con la valigetta risolvo tutti i problemi, è che è come se... È scappato! Attenzione al cerchio, vattene che il cerchio si restringe. Sai dirmi una parola in spagnolo? Andale! Significa andiamo. Attenzione, Cinnamorol, attenzione. Guarda qua. Mamma mia. Distanza percorsa. Okay. Cammini con la valigetta in mano. Bulli Roma, che cosa spari a caso? Cinnamorol. Lolo Polo Nord, cadono le casse con dentro le armi delle Teenage Mutant Ninja Turtles. Ad esempio, cade la cassa di Donatello ed esce il bastone. Sì, l'abbiamo visto. Ma perché tu adesso l'hai vista sta cosa qua, praticamente. Dopo ti dovrai curare. Ecco qua. Se puoi correre. Curati subito, curati con la valigetta. Vabbè, poi curati. Ho capito, se non ti curi muori. Vabbè, no comment. Che spari sul cadavere adesso. Signori, noi facciamo un po' di pausa e torniamo a giocare. Ci vediamo tra pochissimo sul canale del Giocherellone. Ciao. Oh, vogliamo salire, che dici? Così gioca Manelettino. Perché? Gioca Manelettino. Più comodo. Sì, dai.